mal di collo. Ai 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 ai, ma mi hai rubato il cuscino, Ninna! No, non ce l'abbiamo il cuscino, Matti! Ah, giusto, non abbiamo comprato il cuscino. Ai 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 ai. Non hai chiuso le finestre ieri sera, guarda quanta luce che c'è. Ninna, eh? Noi non abbiamo neanche le finestre. Uffa. Per fortuna c'è la mia piadina a darmi buongiorno. Buongiorno. Ma vi pare possibile che devo utilizzare un pezzo di legno per dormire? Mamma mia, non riesco neanche a girare il collo! Buongiorno! Buongiorno, amore. Ti devi togliere la mascherina. Ah, giusto. Adoro questa mascherina per dormire. La notte è così bella. E io adoro i miei occhiali per dormire. Non mi fanno venire neanche una ruga. Buongiorno, pupazzi. Come avete dormito in questo letto bellissimo? Ah, fammi vedere un po' che ore sono con i miei due orologi. Wow, le 11:46. Questa sì che è stata una bella dormita. Buongiorno anche a lei, maggiordomo. Ehi, Matti, ma che pigiama ti sei messo? È bucato, eppure al contrario. Sì, lo so che è bucato, ci entra dentro anche il mio dito, ma non ci posso fare niente, ho solo questo e... lo devo mettere al contrario perché se no dall'altro lato è sporco. E tu invece che pigiama avresti, scusa? Sbaglio, quelli sono i miei pantaloncini. Sì, ma erano così comodi, sai che non ho ancora comprato un pigiama estivo. E poi questa è la tua felpa invece. Ops. Questo è l'outfit perfetto per fare una fantastica morning routine. Ma perché oggi esce così poca acqua? Poi io dovevo lavarmi il viso, è da 3 giorni che non lo lavo. Vabbè. Oh, è anche finito il sapone. No, ti prego, mi serviva proprio oggi. Uffa. Un po' di qua, un po' così, un po' così. Dai, vi prego, aggiustatevi, aggiustatevi. Oh no, ma perché non ho un pettine in questa casa? Non posso pettinarmi i capelli sempre con le dita. Che schifo. Zero rughe pure oggi, lo sapevo che questo pigiama di seta mi avrebbe aiutato. E ora un po' di crema pregiata che viene dalle Hawaii. Ecco qua. Ah, che bello. Mi sento già rigenerata. E ora la spalmo con la tecnica giapponese. È il momento di curare il mio ciuffo perfetto con un po' di lacca. Ok, bene, bene, bene. Adesso sì che ho il ciuffo più bello del mondo, ovviamente. Oggi che cosa c'è per colazione? Matti? Eh? Perché me lo chiedi tutte le mattine? Cioè, lo stesso di ieri. Oh no! Uffa! Pensavo che oggi ci fosse qualcosa di diverso. Ma non ho fatto la spesa, come fa a esserci? Ah no, non mi vanno le gallette, oggi proprio non mi vanno. Dai Matti, devi fare colazione, è importante. Sì, lo so che è importante, ma non possiamo mangiare ogni giorno queste. Dopo un po' sembra che mangi pezzi di cartone. Cartone raffinato. Sì, proprio raffinato. Che buone. Buonissime. Beh, c'è da dire una cosa però. Che cosa? Queste gallette ti fanno venire una sete incredibile. Vado a prendere l'acqua. Sì, anche per me, grazie. Ok, eccomi qui. Mamma mia, che sete. Matti, ma i bicchieri? Matti? Mm? I bicchieri! Io non ho comprato i bicchieri, abbiamo solo la bottiglia. Ma che schifo! Vuoi un goccio? No, non lo voglio più! Ok. Una fantastica colazione. Proprio ciò che ci vuole, un bel calice di latte. Ah, un buonissimo calice di latte di mandorla irlandese. Ah, che buono, senti che odore. Un bel croissant. Ah.
Buonissimo. Già, Lilla, hai capito proprio bene. Questa sì che è una vera colazione da ricchi. Che bello vivere queste giornate con tutti i comfort della vita. Guarda un po' che piatto. Te ne eri accorta? Oggi ho scelto quello ipercolorato. Ovviamente, dato che questa è la colazione migliore che esista, ci sono le tovagliette con le nostre iniziali. Sì, ma caro, non te lo mangiare tutto il cornetto, perché sennò ti viene la cellulite. Ma non ti preoccupare, tanto controllo tutto il mio corpo attraverso i miei 2 orologi. È tutto sotto controllo. Cin! Ehi, Willy, buongiorno! Willy! Ciao, Willy! Ehi, ma buongiorno, come stai? Perché non mi calcoli oggi? Ehi, Willy, buongiorno! Ehi, Willy, ma perché mi stai mordendo? Ma tu non mi vuoi bene! Sei un cattivo gatto! Uffa, Willy mi morde sempre! Ma ti prova tu! È ovvio, perché vuole bene solo a me! Vedi, quando lo accarezzo io gli piace tantissimo! Vedi, lo sta accarezzando e non mi sta mordendo, giusto, Ninna? Aia, 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 aia! Vabbè, salutiamo Piadina allora, lei sì che sarà carina! Sì, sicuramente! Ciao, Piadina, come stai? Perché non mi risponde oggi? Piadina? Ehi, ma tu mi vuoi bene? Oggi non dice niente. Perché non mi parla oggi? Di solito mi dà tanti bacini. Piadina, per favore, parlami. Uffa, nemmeno lei mi vuole bene. Signora delle pulizie, buongiorno. La cucina è pronta per essere pulita. Non la vuole pulire? Beh, ma lei viene pagata per questo, quindi si sbrighi, su via. No, sto scherzando, sei la mia preferita. Così carina, così pufolosa, così dolce. Tu sei un gatto bellissimo che solo io posso avere, vero? Con quegli occhi stupendi color diamante. Maggiordomo, le sembra l'ora di dormire? Lei viene pagato per essere al nostro servizio 24 ore su 24 e non per dormire sul nostro letto. Mi scusi? Maggiordomo mi ha sentito? Sì, sto parlando proprio con lei, maggiordomo. Le lascerò solo altri 5 minuti per dormire nella suite di Ninna e Matti, ma poi voglio che il suo lavoro incominci subito! Matti, perché non accendi la TV? Perché si è rotta ieri. Come si è rotta? Sì, non la posso riparare, si rompe ogni settimana, ormai non va più, è un catorcio. E se proviamo tipo a mettere un pezzo di carta stagnola e a girarlo? Ma che cosa significa? Che ne so, l'ho visto nei film, funziona sempre per non pagare l'elettricista. Tu sei proprio impazzita, rischieresti di far scoppiare la nostra casa. Vabbè, godiamoci questo fantastico schermo nero. Che carino. Matti, ma puzzi! Puzzo? Sì! Da quant'è che non ti lavi? Abbassa! Sì, effettivamente hai ragione. Puzzo! Che schifo! Perché non ti fai la doccia? Aspetta, ma anche tu puzzi! Beh, ci credo! La tua felpa e i tuoi pantaloncini! Puzzo per forza anch'io! Vabbè, allora puzziamo entrambi, non c'è nessun problema! Puzza più puzza uguale profumo! Sì, 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 funziona proprio così! L'ho visto nella TV che non funziona! Non credi che questo programma in TV sia mediocre? Oh sì, mia cara, è il programma più brutto che abbia mai visto. Che ne pensi se mettiamo per la 100esima volta il nostro film, Il più bello del mondo? Sarebbe? Non lo so, com'è possibile che noi non abbiamo ancora fatto un film? Chiamo subito la mia segretaria e le dico di farci fare un film all'istante! Ok, sei pronto, segretaria? Sì, buongiorno. Senta, noi ci siamo appena accorti che non abbiamo ancora fatto un film. Le pare normale? No, infatti, nemmeno a me. E allora fissiamo questo appuntamento con Steven Spielberg e facciamo questo film, per favore. Arrivederci. Perfetto, già prenotato. Perfetto, mia cara. Vado subito a contattare Leonardo DiCaprio per vedere se vuole fare un film con noi. Ci vediamo dopo. Uffa, Matti, ma io ho fame. Non è che c'è qualcosa da mangiare oltre le gallette? Non mi vanno più, sinceramente. Oltre alle gallette, forse una cosa c'è. Eccomi qui. Sto arrivando. Preparati perché la tua merenda è pronta per essere servita. Che cosa mi hai portato? Dai, vieni, vieni. Sei pronta? 3, 2, 1, ta-da! Ma è un fazzoletto.
Sì, esatto, noi avevamo le gallette, ma in realtà avevamo anche i tovaglioli per mettere le gallette sopra come piatto. Quindi puoi mangiarti il tovagliolo. Oh, dai, aia, io non avevo fame. È il momento di idratare le mie bellissime gambe con questa crema che viene dalle Hawaii direttamente da Jungunjung. È impregnata d'oro, per questo profuma così tanto. Wow, guardate che gambe lisce ora. Mi scusi, maggiordomo, lei ancora non si è svegliato. È una vergogna. Lei è licenziato. Ah, per mantenere il mio ciuffo il più bello del mondo, devo sempre stare molto attento e mettere la lacca ogni volta che è necessario. Ovviamente lacca d'oro. Ehi, Minna, sei pronta? Io ti sto aspettando da 2 ore. Quanto ci metti a vestirti? Un attimo, Matti, non so che mettermi, arrivo. Ok, il mio look di oggi mi piace tantissimo. Eccomi. Ma che cosa ti sei messo tu? Ho paura che piove, quindi mi sono messo una busta della spazzatura perché non ho un impermeabile. E invece tu come ti sei conciata? Beh, ho sempre i tuoi pantaloncini e poi il tuo giacchetto e una maglietta nera. Hai prenotato il taxi? No, sinceramente no. Possiamo anche andare a piedi, tanto sono solo 50 chilometri. 50 chilometri? Sì, sì, hai messo le scarpe? No. Ma neanche tu in realtà. Oh oh, questo è un grande problema. Vediamo, dove potrei andare oggi? New York? No. Marocco? No, no, Marocco ci siamo già stati l'altro ieri. Los Angeles? No. Maldive? Belle le Maldive, sì. Prenoto subito un elicottero, partiamo oggi. Ok, fatto. Tra 10 minuti arriva, preparati. Non ti preoccupare, Minna, non arriveremo in ritardo al nostro elicottero, perché prenderò la mia Lamborghini personale verde. Con questa sì che sfrecceremo per le strade. Ciao ciao, poveri. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fateci sapere se volete altri video della serie VS. Quindi una cosa, VS un'altra. Noi ci siamo divertiti a rappresentare ricchi VS poveri, morning routine per farvi divertire. E quella Lamborghini non è una vera Lamborghini, purtroppo. No, esatto. Vabbè, ci siamo divertiti almeno. Ciao, ciao, ciao.